Benvenuti in questo nuovo video di Microcose. Oggi siamo Raffaella e Fabrizio. E oggi sarà un video un po' diverso da quelli che sono di solito le tematiche del nostro canale, però è un argomento che ci sta veramente tanto a cuore, perché vi parleremo di come si affronta la montagna. Beh, non l'Himalaya, insomma, diciamo una passeggiata sulle Alpi. Allora, in realtà le cose che abbiamo da dire sono molte, quindi le divideremo in due capitoli. Il primo capitolo sarà su come ci si comporta, quali sono le regole da seguire in montagna, e la seconda parte invece sarà su cosa ci si deve portare dietro per andare in sicurezza. Conosciamo la montagna da quando siamo bambini, perché ci hanno portato i nostri genitori fin da che eravamo piccolini, e siamo davvero contenti nel vedere che negli ultimi anni tante persone, soprattutto tanti giovani, tante famiglie, si stanno riavvicinando alla montagna su quell'onda di questo spirito di riviviamo di nuovo la natura, e questa è una cosa che ci piace molto. Però si sta un po' perdendo lo spirito della montagna, il come si affronta la natura, forse è anche perché, siccome magari chi vive nelle città da diverse generazioni ha un po' proprio perso il contatto con la natura, e quindi vorremmo condividere con voi le nostre esperienze e quello che ci hanno insegnato gli istruttori del Club Alpino Italiano, altre persone che come noi hanno esperienze di montagna, e anche cosa ci hanno insegnato i nostri genitori quando eravamo bambini. Allora, cominciamo con la prima cosa. Quando si va in montagna, le immondizie si portano a casa. Nello zaino ci si porta dietro anche un sacchettino dove tenere tutti i rifiuti del pranzo, dalle cartine delle caramelle fino alle bottigliette di plastica e agli involti, perché tutto questo provoca inquinamento, sostanze pericolose per la natura e anche oggetti che gli animali selvatici possono accidentalmente mangiare o con cui possono accidentalmente farsi male, e l'animale selvatico dopo in natura, se ha dei problemi, povero, non esce bene, ecco. Quindi le immondizie in montagna si portano tutte a casa, o quantomeno a valle, in un contenitore per le immondizie. Molto spesso, se andate in montagna, potreste notare che non ci sono i bidoni per le immondizie, neanche a valle nei parcheggi magari. E c'è una ragione per tutto questo, perché gli animali selvatici sono attratti dall'odore del cibo che potrebbe uscire dai bidoni della spazzatura, e di conseguenza non si vuole che si abituino magari a scendere verso i parcheggi, a scendere verso valle, verso seguendo queste tracce odorose, e quindi i bidoni per la spazzatura molto spesso nei parcheggi o lungo i sentieri non ci sono e basta, proprio per far sì che l'immondizia venga portata a valle o comunque, diciamo, a distanza di sicurezza. Sì, perché parliamo di animali selvatici, ma in Italia abbiamo di tutto, dall'orso fino alla vipera, quindi non è solo lo stambecco, ci sono anche animali che sono un po' comunque difficili da gestire se si avvicinano ai centri abitati. Mentre invece una cosa importantissima è la preparazione della gita. Quindi, prima di partire per la gita, si studia attentamente il percorso sulla mappa. Certo. Si studia il percorso in base alla difficoltà, giusto? In base a le tempistiche, cioè quanto è lungo, e le soste che si vogliono fare in mezzo, cioè voglio arrivare da lì a lì, mangerò qui e eventualmente dormirò qui se il percorso è lungo. Beh sì, ci sono molteplici aspetti da valutare quando si guarda una mappa, sicuramente la lunghezza del percorso, ma anche il dislivello, anche quanto ripido è il sentiero, e se si tratta di una strada, un sentiero o magari di una traccia su roccia, il che è estremamente importante, perché si finisce con l'avere delle andature completamente differenti. Su una strada si va molto più veloci che su una traccia. Poi scegliere l'itinerario in base alla propria preparazione atletica e in base alla propria preparazione tecnica, per non incorrere in brutte sorprese o peggio dover chiamare soccorso alpino. E poi le previsioni del tempo, perché un percorso può essere molto semplice in una bella giornata, ma altrettanto difficile in una giornata brutta dove piove e c'è il temporale. Quindi se dovete fare un percorso, cercate di guardare una giornata dove il tempo sia idoneo. Comunque sempre pronti a tutto, perché anche in una bellissima giornata di sole può succedere che il tempo cambi, diventi una bellissima giornata di pioggia, poi di grandine, infine di neve, come è successo in questa giornata di metà agosto.
Sì, il tempo non è solamente una questione di comfort, ma anzi è una questione di sicurezza, poiché il brutto tempo in montagna, inteso come un temporale o peggio ancora una nevicata, può introdurre vari pericoli. Il primo pericolo è che su un fondo bagnato si scivola più facilmente e su un fondo innevato si scivola ancora di più, tanto che potrebbero addirittura essere necessari dei ramponi per superare alcuni pendii o alcuni tratti. Inoltre, i fulmini sono estremamente pericolosi in montagna, poiché se ci ritroviamo ad essere in un campo aperto o peggio ancora su una cresta o su una cima, diventiamo praticamente dei parafulmini naturali che li attraggono. Inoltre, l'acqua che cade con un forte temporale potrebbe facilmente smuovere delle pietre e farle cadere verso valle, magari sui sentieri che stanno di sotto. Nel dubbio su un percorso, contattate il rifugista del rifugio di zona, il più vicino. Beh sì, i rifugi e i rifugisti sono una grandissima risorsa, poiché tradizionalmente sono degli ottimi conoscitori delle zone e quindi sapranno probabilmente indicarvi e dirvi quali sentieri sono più o meno pericolosi, più o meno agevoli, se c'è qualche sentiero chiuso da evitare. Non è raro che da un anno all'altro ci siano delle frane che possono portare via intere parti di sentiero. Il rifugista, infatti, tra le altre cose, si occupa anche della manutenzione dei sentieri e delle aree circostanti al suo rifugio. Spesso lavorano in situazioni precarie, alcuni sono raggiungibili solo a piedi e gli approvvigionamenti arrivano da valle con elicotteri o teleferiche. I costi di gestione sono spesso molto alti. Per questo meritano enorme rispetto, perché un lavoro duro è un'enorme risorsa per la montagna. Il rifugio è molto più di un ristorante d'alta quota. Per questo è bene supportarli anche con una piccola consumazione, perché mantengono viva la montagna. Lungo i sentieri si trova di ogni, dai fazzolettini, le salviette umidificate che non sono neanche biodegradabili, fino proprio anche nel mezzo del sentiero, proprio l'evidenza della deiezione umana. Allora non è bello né per le persone che passano per quel sentiero, né neanche per gli animali, perché in questo caso stiamo portando degli elementi di inquinamento sia fisico, come le fazzolettine non biodegradabili, che biologico, perché comunque possiamo trasmettere malattie agli animali selvatici. Quindi la pipì e la pupù magari fatela un po' più lontano dal sentiero e i fazzolettini rimetteteli dentro a quel contenitore per le immondizie che vi state portando dietro. Molti di voi sicuramente sapranno che le nostre montagne sono letteralmente cosparse da un gran numero di bivacchi, che sono delle piccole strutture con all'interno alcuni posti letto destinate essenzialmente a ricoveri di emergenza oppure a ricoveri per una notte quando si fanno delle arrampicate particolarmente lunghe o impegnative o delle traversate. Oggi è diffusa anche la tendenza ad andare a passare una notte in bivacco, magari con gli amici, e da guardare le stelle, come magari si potrebbe fare anche portandosi su una tenda. Ecco, ricordate che comunque i bivacchi sono delle strutture che hanno un'altra destinazione e che quindi vanno anche rispettate e considerate come tali. I bivacchi nascono come ricovero di emergenza e come ricovero su attraversate particolarmente lunghe, magari di più giorni, dove non è possibile pernottare altrimenti. Il numero di posti letto nei bivacchi è limitato, spesso molto limitato. Si dorme praticamente sui piedi degli altri. E non è neanche detto che ci stiate se c'è già arrivato qualcuno. Per cui lasciamo i bivacchi a situazioni in cui ce n'è reale bisogno e pensiamo che se abbiamo come meta finale un bivacco potremmo trovarlo già occupato. Yeah. Altro argomento che mi sta particolarmente a cuore. Come portare in sicurezza il proprio cane in montagna. Infatti è molto bello condividere la natura con il proprio animale domestico e lasciarlo correre libero per i prati, però ci sono alcune situazioni in cui sarebbe meglio condurlo al guinzaglio, anche se non espressamente indicato, come ad esempio se ci sono delle altre persone sul sentiero, se ci sono degli animali selvatici o anche le mucche al pascolo, perché si possono creare delle situazioni spiacevoli. Ad esempio, possono provocare delle cadute accidentali nelle persone che magari hanno paura dei cani oppure semplicemente zizzacando tra i piedi delle persone in mezzo ai sentieri. Il cane sicuramente spaventa gli animali selvatici che lo vedono come un predatore e un pericolo soprattutto per i giovani e gli animali gravidi che sono meno agili e rischiano di farsi male scappando.
Anche il cane però può cacciarsi nei guai in montagna o perdersi. Buona norma sarebbe anche quella di portarsi il kit per raccogliere le deiezioni dei propri cani in montagna, perché cane e animali selvatici possono passarsi vicendevolmente delle malattie, però mentre il cane al veterinario quando torna a casa che lo cura, l'animale selvatico no, quindi possiamo danneggiare seriamente la fauna locale. Una cosa forse non sempre apprezzata dell'andare in montagna è cercare di far poco rumore, poiché gli animali selvatici normalmente si spaventano con i rumori e di conseguenza più rumore fate, meno possibilità avrete di vederli e più possibilità avrete di farli scappare disturbandoli. Sì, poi inoltre ci sono tante persone che vanno in montagna per stare in tranquillità e in serenità, per cui magari evitiamo proprio schiamazzi e grosse urla perché non è il posto idoneo. La montagna va e la natura va vissuta in serenità e tranquillità. Bene, per questo video è tutto. Vi metto in descrizione la seconda parte dove parleremo di attrezzatura per la montagna. Non mi rimane che ricordarvi di iscrivervi al canale se i nostri video vi piacciono e di salutarvi. Ciao! Ciao!